A Maranello nel Modenese un progetto educativo coinvolge decine di istituti da diverse province per insegnare la cultura dell'immagine. Nelson Bova. Il montaggio a me piace un sacco perché con delle macchine riusciamo a creare un mondo parallelo che non potrebbe esistere in natura. I computer fanno pure gli effetti speciali, cose tipo lo sparo di una pistola, in verità non è una pistola. A te invece cos'è piaciuto di più del cinema e cosa hai scoperto di nuovo? Lavorare insieme per far vedere a chi guarda il film tutto quello che c'è dietro alla lavorazione. Florianna, Leonardo e Federico sono tra i 5.500 bambini e ragazzi dalle materne alle superiori di 18 comuni dell'Emilia Romagna e non solo, che stanno imparando a leggere e a governare la realtà attraverso il linguaggio che più gli appartiene, quello delle immagini e della tecnologia. Il progetto, finanziato dai Ministeri della Cultura e della Pubblica Istruzione, nasce dall'Associazione Culturale Modenese TILT, che da anni propone a Fiorano un festival del cinema. Dobbiamo aiutare i ragazzi a comprendere quello che sono le difficoltà della contemporaneità, ma anche il mondo contemporaneo, perché possano avere uno sguardo in più sulla realtà per poterla comprendere. L'Istituto Comprensivo Ferrari di Maranello è una delle decine di scuole che aderiscono a questo corso di educazione all'immagine. Il suo dirigente scolastico ci racconta che proposte di questo tipo aiutano certamente i ragazzi più in difficoltà, ma non solo. In un mondo che è ormai pieno di stimoli cognitivi, i ragazzi devono imparare a riconoscere e decodificare questi linguaggi, conoscerne i contenuti e padroneggiarli per potersi creare una visione del mondo autonoma.